personale senza la batteria è una cosa sempre difficile, perché comunque si deve mantenere quel sound, quel groove, e non è una cosa semplice. E Francesco è un pilastro, va bene, il prossimo brano si intitola Chi ti sta amando? Ed è un brano che è stato scritto da Smokey Robinson, quindi proprio siamo nel pieno della musica soul, della Motown, ed è stato reso celebre, la versione più famosa è quella dei Jackson 5, dove c'era un Michael Jackson piccolo così, forse aveva 5-6 anni, e cantava divinamente, una cosa pazzesca. Però poi è stata scritta ed è stata cantata anche dai Miracles, dai Temptation, dalle Springs, da Terence Trent D'Arby e anche da Giorgia e Michel Michael Bublé. Comunque, no, vabbè, senza nulla togliere, bravissimi, fantastici. E fa così. You, who's loving you?
della serie vorrei la pelle nera, non ce l'ho, però ce l'ho. Musica soul, sì, certo, c'è chi potrebbe obiettare e dire la possono, grazie, cantare solamente le persone di colore, perché hanno, a parte che ci sono molti bianchi che hanno una voce soul, come appunto Amy Winehouse, oppure anche Mario Biondi, per dire, ha una voce, è bianco, è siculo, ma ha una voce soul. Però ecco, diciamo, la mia si avvicina un po' più quella di, non so, Marietta Benz, però comunque è la passione, è il modo in cui uno cerca di, poi è chiaro che, no, non mi voglio giustificare, ma con questo brano proprio sentivo questo bisogno di che uscisse una Ella Fitzgerald, una Aretha Franklin da me, ma vabbè. E comunque... Il prossimo brano quindi lo canterà Silvia. È un brano bellissimo, secondo me, perché è la struttura del brano che è interessante, molto bella, e è stato scritto da Bell and Creed. E l'ha cantata, come al solito, anche Michael Jackson, perché Michael Jackson, quando era bambino, ha cantato molti degli successi della Motown facendo parte dell'etichetta discografica. E, People Make the World Go Round. Without a care, but that's what makes the world go round. The under, down the carousel.
non poteva mancare tra i nostri, tra le nostre scelte, i nostri brani, un brano un po' più moderno che lui aveva fatto, e purtroppo è scomparso negli ultimi tempi, del grande Al Jarreau, che si intitola I Will Be Here For You, da parte di un album che mi pare si chiami Jarreau, dove ci sono i suoi successi più, un pochino più commerciali, però molto bello. Falling.
soul, appunto abbiamo detto, la musica dell'anima, del cuore, dello strappacuore, questa proprio prossima, che tra l'altro io ignorante mi ha fatta conoscere bene questo brano, è veramente, non lo so, fa venire fuori, mi fa venire brividi. Dunque, è stato l'album di debutto di Randy Crawford, però l'hanno cantato tutti, George Benson e poi l'orchestra di Quincy Jones l'ha suonata varie volte ed ogni volta con grandi cantanti, quindi con Chaka Khan, con George Benson, appunto, Olita Adams, Nina Simone, vabbè, praticamente tutti più grandi. E il brano si intitola Everything Must Change, cioè tutto deve cambiare. Nulla rimane uguale, ognuno cambia, niente rimane uguale, l'unica cosa che sappiamo che rimane uguale è la pioggia che scende dalle nuvole, il sole che brilla nel cielo, speriamo ancora che sia dura, e i colibrì che volano. Questo dice il canzone.
Ma positivo, bello, dolce, scritto da Burt Bacharach, così l'ho pronunciato bene, sì, e reso famoso da, credo, Dionne Warwick, vero? Ma l'hanno cantata tutti, addirittura è il brano preferito e la canzone d'amore di Homer e Marge Simpson, dei Simpson, no, è vero? L'hanno messo ovunque, anche nei film, no, me lo sono segnato, vediamo un po', in tutti, dunque... La canta da Frank Sinatra. E...